Voltiamo pagina, parliamo di musica. Come ben sapete, il brano L'amore merita ha conquistato il disco d'oro e dopo aver avuto modo di parlare con Verdiana, oggi ascolteremo Simonetta Spiri. E ci sono comunque delle novità riguardo a questa notizia, a questo quartetto, novità dell'ultima ora. La prima riguarda appunto Simonetta Spiri, che ha deciso di lasciare il gruppo per continuare il percorso musicale da solista. Il posto comunque non è rimasto vacante, è stato subito occupato da un'altra voce femminile. Stiamo parlando della vincitrice del Festival di Sanremo edizione 2005, sezione Nuove Proposte, con il brano Non credo nei miracoli. La cantante è Laura Bono, che quindi ha deciso di accettare la sfida e provare questo nuovo percorso di gruppo. Quindi si unisce a Greta, Verdiana e Roberta Pompa anche Laura Bono. Altra novità riguardo questo quartetto è che ora ha anche un nome, si chiamano Le Deva. Sono già al lavoro per la realizzazione del primo album che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Vi lascio quindi all'intervista a Simonetta Spiri, ricordandovi l'appuntamento, oltre con l'edizione del prossimo TG di domani, con le interviste realizzate alle altre due componenti del gruppo, ovvero Greta e Roberta Pompa. Grazie per averci seguito e alla prossima. Simonetta Spiri torna da noi per parlare di progetti importanti. Dobbiamo innanzitutto ricordare quello che è avvenuto tempo fa con L'amore merita, anche perché c'è una notizia importantissima che riguarda questo brano, inoltre di un nuovo progetto, però facciamo tutto in ordine. Parliamo quindi di quello che è avvenuto qualche giorno fa con L'amore merita. Eh sì, ciao a tutti, prima di tutto volevo salutarvi, sono contenta di poter parlare insieme a voi di questa e raccontarvi di questa bella novità, soprattutto perché L'amore merita finalmente è stato certificato disco d'oro e sia io che le mie compagne siamo davvero davvero contente, perché è un grande traguardo, una grande soddisfazione. Simonetta, ricordiamo come nacque questo progetto tempo fa? È un progetto che nasce da me insieme a Marco Rettani e Luca Sala, dopo la testimonianza di una cara amica che ha aperto il suo cuore raccontandomi un po' il suo passato. E da lì è nata l'idea appunto di portare questo messaggio di libertà attraverso la musica, perché appunto l'amore merita nel vero senso della parola. Quindi la musica, essendo un mezzo di comunicazione, è giusto che possa portare anche messaggi così importanti. Ti aspettavi questo disco d'oro? Beh, sicuramente è stata una sorpresa, però ci speravo, sono sincera, perché vedevo che comunque il pubblico ha avuto un ottimo riscontro, quindi il brano nei confronti del pubblico è stato davvero accolto e apprezzato, quindi ci speravo e sono davvero contenta di questo risultato. Mi racconti come hai appreso la notizia del disco d'oro? Beh, sicuramente appena l'ho saputo è stata Verdiana a farmelo sapere e quindi niente, è stato un momento di gioia indescrivibile, ecco, sinceramente per me il mio primo disco d'oro è stato sicuramente un momento indimenticabile, ecco. Avete avuto modo di festeggiare insieme? Festeggeremo questo venerdì faremo una festa insieme, appunto, dove appunto in onore a questo disco d'oro festeggeremo. E grazie all'Amore Merita è nato durante il tour un altro progetto, ne vogliamo parlare? Sì, esatto, appunto il nuovo singolo L'Origine. Proprio perché durante il tour ci siamo trovate molto unite insieme nei live, unite anche nel modo di pensare alle volte, nonostante cioè, quattro teste diverse, quattro idee diverse, però allo stesso tempo unite. E quindi devo dire che abbiamo continuato questo percorso con un brano che è un inno alla forza delle donne, che si intitola L'Origine. E se penso al me...
stato realizzato un videoclip dell'origine, me lo vuoi raccontare? Il videoclip è un video molto particolare, immerso nella natura, dove ognuna di noi interpreta un elemento: aria, fuoco, acqua e terra. Dove è stato girato? È stato girato a Roma, in un posto bellissimo, in un parco favoloso, proprio immerso nella natura. È stato molto bello, un'idea molto originale anche da parte del regista. L'origine, a tuo parere, potrà raggiungere lo stesso successo dell'Amore Merita? Beh, noi ce lo auguriamo, ecco, sì, sinceramente lo spero. Poi ogni cosa, la vita è imprevedibile ogni giorno, quindi l'importante è appunto crederci e soprattutto metterci tutta la volontà per poter ottenere sempre delle grandi soddisfazioni. Ecco, noi ci abbiamo messo il massimo anche in questo brano, abbiamo dato proprio tutto il possibile, quindi ci auguriamo appunto di poter raggiungere lo stesso risultato, perché no? Simonetta, durante il brano c'è una frase che rincorre spesso: comunque vada, siamo bellissime. Comunque vada, siamo bellissime e sarà un successo. Ecco, noi abbiamo aggiunto anche questo particolare. Simonetta, io penso che questa vostra collaborazione non finirà con questo brano, ma andrà avanti. Sono convinto che è già in cantiere qualcosa. Non so se mi vuoi anticipare qualche news in merito, oppure non hai... Beh, in realtà adesso appunto promuoviamo l'origine, andiamo avanti con questo bel progetto, continuando a promuovere, e poi si vedrà lungo il cammino, ecco. Ci sono dei progetti, ma ancora siamo un po' riservate riguardo al futuro. Simonetta, dell'Amore Merita ci sono state anche delle versioni remix, e anche l'origine potrà avere lo stesso tipo di trattamento musicale, a tuo parere? Potrebbe andar bene realizzare una versione dance di questo brano? In realtà non lo so ancora, perché l'Amore Merita è un brano un po' speciale, per me è speciale perché comunque è una tematica che ha toccato davvero il cuore delle persone in tutti i contesti, quindi è stato l'idea di fare un remix è stato appunto per questo motivo. Per quanto riguarda l'origine, credo che sia un brano che nasce per restare così com'è, ecco. Però chi lo sa, magari si potrà rielaborare un remix anche dell'origine, perché no? Perché la libertà non può costare il mio silenzio, al mondo griderò il mio segreto, chi ama capirà, l'amore non ha senso e nessun prezzo pagherà. L'amore merita di amarsi come quando vuole, nonostante le parole della gente che ci guarda, sempre più bastarda, parla ma non dice niente, sente ma non ci comprende, pensa, si antimera bugia, la storia solo mia. Nessuno merita di odiarsi perché non si accetta, il mondo pensa che è diversa, un solo bacio e si imbarazza, poi condanna una carezza perché crede in malattia. Questa è la seconda volta che ci sentiamo, quindi sicuramente ce ne sarà una terza, almeno spero. Sì, ne sono sicura. Ti abbraccio forte e ti auguro un grosso in bocca al lupo, o che vale anche per le tue compagne, ovvio. Ti ringrazio, viva il lupo, ricambiamo l'abbraccio e mi auguro appunto di risentirci presto. Thank you.